Continuano le scosse di terremoto in Forza Italia, anche Alessandro Mattinzoli lascia e Live si racconta e dice: questa non è più la mia Forza Italia. Lactalis ha acquisito il 100% dell'Ambrosi S.p.A. L'annuncio nel pomeriggio, un'altra azienda fiera all'occhiello di Brescia passa ai francesi. La protezione civile della regione ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali in tutta la regione da stasera, potranno essere anche di forte intensità. Rammarico per la sconfitta, ma tutto sommato prestazione importante nelle post Brescia-Sampdoria e Mangraviti. I vostri risparmi hanno un valore inestimabile. Il nostro compito è quello di guidarvi nella scelta dell'investimento migliore. Siamo RigSave e per noi un investitore deve essere consapevole, informato, consigliato. Noi lo sappiamo perché siamo investitori, proprio come voi. Buonasera anche dal telegiornale. Dunque, la politica in primo piano, terremoto in Forza Italia che continua dopo l'uscita di Maria Stella Gelmini, altra uscita di un pezzo a 90 di Forza Italia a livello bresciano, quella del coordinatore provinciale Alessandro Mattinzoli. Oggi l'annuncio, una nostra intervista, la prima che Mattinzoli ha rilasciato a livello televisivo. Sentiamo. Mattinzoli, dopo 25 anni, in poche ore lascia Forza Italia, fra l'altro a poche ore dall'altra uscita clamorosa che è quella della ministra Gelmini. Ha deciso di seguirla? Ma detto così sarebbe un po' riduttivo, perché toglierebbe anche un po' di autonomia alla mia scelta. Ho condiviso le motivazioni e il pensiero di Maria Stella. Penso che il Paese avesse assolutamente bisogno di un governo di stabilità, di credibilità verso l'Europa. E in tanti, Forza Italia in modo particolare, il presidente Berlusconi aveva voluto Draghi, si era detto protagonista attivo dell'arrivo di Draghi al governo, considerando che le elezioni sarebbero state né più né meno come scadenza naturale in primavera. Penso che per senso di responsabilità verso il Paese, per la gestione dei fondi del PNRR, che l'Europa ci ha assegnato con grande fiducia, l'esperienza di governo avrebbe dovuto assolutamente proseguire, ma soprattutto avrebbe potuto anche cadere, ma Forza Italia avrebbe dovuto essere attenta a fare dei distinguo e dopo magari trovare lo stesso questa sintesi per così spirito di alleanza verso gli altri due partiti. Io sono sempre stato convinto che la forza della coalizione centrodestra, e lo è ancora, è quella di tre partiti che hanno obiettivi comuni ma hanno anche tante differenze, tante sensibilità e vocazioni diverse, e Forza Italia in questo caso non l'ha fatta sentire la sua voce. Senta, Gelmini, Brunetta, lei, non c'è più Forza Italia? Ma no, assolutamente, c'è una Forza Italia che io ritengo diversa da prima e dunque non la sento mia, non mi appartiene, ma Forza Italia sicuramente andrà avanti ancora. Regione Lombardia va avanti anche senza Mattinzoli, Forza Italia va avanti anche senza Mattinzoli. Questo è solamente un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato quest'oggi. Un Mattinzoli a 360 gradi ha parlato delle deleghe che ha riconsegnato al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ha parlato appunto dei suoi progetti futuri. Al momento dice: non so che cosa farò, ma sempre disponibile a valutare progetti che vadano in una certa direzione. Tutta l'intervista integrale la potrete vedere al termine di questa edizione del telegiornale alle 19.30 qui su Live e poi subito dopo il telegiornale anche sul nostro giornale online livebrescia.tv. Voltiamo pagina, parliamo ora del meteo, perché dopo la canicola di questi giorni sono in arrivo i temporali e il rovescio della medaglia. Purtroppo è vero che si abbasserà verosimilmente la temperatura, che tornerà su valori più consoni alla stagione, ma potrebbero esserci anche temporali di forte intensità. Trebi Meteo. Bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che vedrà ancora gran caldo sull'Italia. La pressione atmosferica resta relativamente alta sul nostro paese, però un flusso di correnti umide occidentali inizia a lambire in maniera un pochino più decisa il nord Italia. A fine giornata qualche temporale al nord spunterà. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista sul nostro paese. Nel complesso sarà ancora una giornata soleggiata, vi dicevo, e come vedremo dopo con temperature ancora alte, però ecco, queste nuvole dall'Europa occidentale
cominciano a avvicinarsi alle regioni settentrionali e si faranno vedere nella seconda parte del giorno, soprattutto a partire dalla sera. Precipitazioni inizialmente nulle, però anche lì tra pomeriggio e sera spunta qualche temporale, inizialmente sulla fascia alpina e prealpina, ma poi a fine giornata queste acquazzoni scendono anche verso le pianure, a cominciare dalle regioni di nord-ovest. Quindi in definitiva ci attendono lunedì ancora bollente, punto e basta, temperature alte in tutta Italia, oltre i 35 gradi all'ombra, sole protagonista da nord a sud, ma appunto tra tardo pomeriggio e sera ecco spuntare questi temporali sull'arco alpino, ma stavolta anche verso la pianura piemontese e lombarda in serata. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ora invece la pagina economica, perché è di oggi pomeriggio l'annuncio che Lactalis francese ha acquisito il 100% della bresciana Ambrosi S.p.A. Ambrosi da oggi parla francese. Lactalis e la famiglia Ambrosi hanno siglato un accordo di cessione dell'intero capitale della società Ambrosi S.p.A. Il gruppo Emmi, proprietario del 25% del capitale dell'Ambrosi, cederà a sua volta la propria partecipazione in Lactalis. Lactalis si aggiudica quindi una delle aziende fiore all'occhiello di Brescia, un gruppo che opera con oltre 430 collaboratori nel mondo, un fatturato di circa 420 milioni di euro. Ambrosi è leader nella produzione e distribuzione di grana padano e parmigiano reggiano, i due principali formaggi DOP italiani, un settore in cui Lactalis era finora presente in misura limitata. L'accordo prevede la conferma dell'attuale management con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la crescita internazionale dell'attività. Per Giovanni Pomella, amministratore delegato delle società del gruppo Lactalis in Italia, questa operazione conferma l'interesse del gruppo a sostenere e sviluppare la filiera lattiero-casearia italiana. Per Giuseppe Ambrosi, presidente e AD di Ambrosi S.p.A., dopo 80 anni di storia e di successi che hanno permesso al gruppo di sviluppare le vendite dei propri formaggi in Italia e nel mondo, con una presenza di in oltre 50 paesi, abbiamo scelto un'altra impresa familiare, affidando a Lactalis lo sviluppo futuro dei formaggi Ambrosi. Questa scelta rappresenta la migliore garanzia di successo per i dipendenti del nostro gruppo, aggiunge Ambrosi, e per i nostri prodotti. Abbiamo parlato di formaggi, rimaniamo nel settore perché di queste ultime ore l'accordo sul prezzo del latte alla stalla siglato con la partecipazione di Coldiretti. Raggiunto un nuovo accordo sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia. Lo rende noto Coldiretti Brescia nel sottolineare che l'intesa è stata siglata con Italatte, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale. L'accordo prevede il riconoscimento alla stalla di 55 centesimi al litro per i mesi di luglio e agosto, di 57 al litro per i mesi di settembre e ottobre, di 58 centesimi al litro per il mese di novembre e di 60 centesimi per dicembre. Un risultato positivo che permette alle aziende di guardare i prossimi mesi con una prospettiva favorevole, commenta Walter Giacomelli, presidente di Coldiretti Brescia. Una boccata d'ossigeno anche in relazione agli aumenti dei costi della produzione. Con oltre 1.500 allevamenti nella sola provincia di Brescia si raggiunge una produzione pari al 12% del latte nazionale. La stabilità della rete zootecnica, conclude Coldiretti Brescia, ha un'importanza che non riguarda solo l'economia nazionale, ma ha una rilevanza sociale e ambientale, perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori, soprattutto in zone svantaggiate. E chiudiamo la pagina economica parlando dell'Agenzia delle Entrate, perché forse farà piacere a qualcuno, è di fatto in modalità semiferie per l'Agenzia, vale a dire che nelle prossime settimane fino a settembre non verranno inviate comunicazioni e quindi nemmeno cartelle. Dall'ultima settimana di luglio fino agli inizi di settembre l'attività dell'Agenzia delle Entrate è sospesa, lo ha annunciato in effetti il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Albano De Nuccio. Infatti non saranno inviate né comunicazione di irregolarità delle dichiarazioni dei redditi e né praticamente lettere di compliance. Ovviamente tutto questo è soltanto un momento di tregua estiva.
La pagina dedicata al Covid-19 la apriamo insieme con i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute, elaborati dalla Regione Lombardia. Andiamo a vederli insieme. Eccola qui la consueta grafica. Vediamo che per quanto riguarda gli ospedali, in terapia intensiva ci sono 48 pazienti, rimangono stabili come 24 ore fa. Invece in area medica aumentano i ricoveri di 31 pazienti, 1526. I dati ovviamente risentono della giornata festiva di ieri, come potete vedere. Brescia 395 nuovi casi di positività al Covid, i tamponi processati sono poco più di 13.000, 2331 i nuovi positivi, il tasso di contagiosità, quello generalmente viene rispettata nella proporzione 17,8%, quindi sensibilmente scende. E che ci sia una discesa appunto nei casi di contagio lo dice anche la Fondazione Gimbe, che nel proprio rapporto parla di piccoli segnali di miglioramento. Primi segnali di miglioramento della curva dei ricoveri, delle terapie intensive e dei contagi. Lo rende noto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in due tweet. In particolare, il 23 luglio si sono registrati 10.925 ricoveri con sintomi, il picco il 20 luglio con 11.037 e 405 terapie intensive, 417 il massimo il 18 luglio. Riguardo i contagi, ha detto Cartabellotta all'ANSA, la media mobile che tiene conto dell'andamento nei precedenti 6 giorni e che in questa quinta ondata ha raggiunto il suo punto più alto il 14 luglio con quasi 90.000 casi, è stata il 22 luglio di circa 73.500 casi. Partito il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del registro delle opposizioni. In sostanza, dai prossimi giorni sarà possibile iscrivere anche il proprio numero di cellulare per evitare di ricevere le decine di telefonate che forse tutti voi riceverete con le varie proposte commerciali. In arrivo graditissime novità per i nostri telefoni cellulari. Dal prossimo 27 luglio, infatti, potremo iscrivere il nostro numero mobile al registro pubblico delle opposizioni, che significa bloccare il trattamento dei dati personali e in buona sostanza non ricevere più chiamate pubblicitarie dai call center. Il registro in sé in realtà non è una novità, visto che esiste già da oltre un decennio. Fino ad oggi era però limitato ai soli telefoni fissi. Entro la fine di luglio la possibilità sarà invece estesa anche a tutta la rete mobile. L'iscrizione sarà totalmente gratuita e semplice da effettuare attraverso il sito ufficiale del registro stesso oppure tramite email, fax o telefono. Sul sito si potrà facilmente scaricare dall'area abbonato il modulo da compilare per accedere al servizio, ma si può anche chiamare il numero verde 800 265 265 e seguire la procedura automatica avendo la cura di tenere a portata di mano i propri documenti. Entro 2 settimane dalla richiesta di iscrizione saranno bloccate le chiamate di telemarketing, perché tutte le aziende del settore hanno l'obbligo di consultare la lista e quindi di depennare i numeri presenti. Con lo scorso weekend siamo entrati a tutti gli effetti nell'estate vacanziera di ferie per l'Italia. Si parte appunto con l'ultima settimana di luglio in particolare, come avete visto, e si arriverà a dopo Ferragosto. Quello che sicuramente passerà alla storia è che dopo 2 stagioni veramente difficili, causa Covid, l'estate del 2022 verrà così archiviata e registrata con un turismo boom, un sold out che caratterizzerà un po' tutte le categorie. Estate sold out per le destinazioni italiane è quanto emerge dai dati dell'Osservatorio della Borsa Internazionale del Turismo, che scalda i motori in vista dell'edizione 2023. A giugno le camere d'albergo vendute sono aumentate del più 26% rispetto al 2021, in particolare nelle città d'arte. Si conferma il ritorno di tradizionali visitatori esteri come i tedeschi, in crescita anche i flussi provenienti da Svizzera, Austria, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. A livello internazionale si delineano diverse tendenze. Innanzitutto le vacanze saranno sempre più motivazionali e i viaggiatori terranno maggiormente conto del loro impatto, anche sociale, sulla destinazione. Si assiste inoltre a un grande ritorno dei viaggi in famiglia, visti come occasione per vivere del tempo di qualità con i propri cari dopo la pandemia. In parallelo, un numero crescente di viaggiatori vuole approfittare del ritorno alla quasi normalità per fare finalmente il viaggio dei sogni. Infine, i viaggi esperienziali si orienteranno verso un'ancora maggiore immersione nella cultura locale.
A rallentare la ripresa potrebbero intervenire le problematiche relative al traffico aereo. Soltanto in Italia si calcola che non si riuscirà a coprire il 40% dei quasi 400.000 lavoratori richiesti per la stagione. E in tema di vacanze, qualche consiglio prima di partire per le vostre ferie, soprattutto per come lasciare la vostra abitazione e scongiurare l'arrivo invece di visitatori indesiderati. È arrivato finalmente il momento delle vacanze estive, ma non si può partire senza i consigli della Polizia di Stato. Chiudere bene casa, gli infissi interni ed esterni e la porta d'ingresso dando tutte le mandate. Se presente, attiviamo il sistema di allarme. Oggi la tecnologia mette a disposizione a costi contenuti delle telecamere che ci avvisano in tempo reale se dentro casa si muove qualcuno. Meglio avvisare della nostra assenza a un vicino di casa, al quale chiedere anche di ritirare la posta in modo da non dare l'impressione che dentro casa non ci sia nessuno. Arrivati sul luogo di villeggiatura, meglio resistere alla tentazione di scrivere sui social network dove siamo, perché renderemo noto a tutti il fatto che siamo lontani da casa per molto tempo. Se tornando a casa trovate la porta socchiusa e avete il sospetto che all'interno ci possa essere qualcuno, meglio non entrare, ma chiamare il numero di emergenza 112 e attendere l'arrivo della volante. Buone vacanze dalla Polizia di Stato. E visto che stiamo parlando di vacanze, andiamo a Sirmione, insomma, nome per noi, magari non saranno vacanze, ma è sempre una bella giornata da trascorrere appunto in una delle località più belle della nostra provincia. C'è un motivo in più per andare a Sirmione, ovvero una mostra a Palazzo Callax, a Callas Exhibition, anche perché è una mostra molto particolare, dedicata alla voce delle mani. Sentite un po'. Allora, siamo in un posto unico, anche quest'anno Palazzo Callas è sede della mostra, la seconda esperienza legata a Maria Callas con Magnum, già ha avuto un'esperienza prima non legata a Maria Callas, però in questo momento è assolutamente importante il valore di Maria Callas e della sua gestualità in termini artistici e della potenza della sua gestualità, ma anche insieme la mostra si chiama La voce delle mani, Maria Callas and the Italians, nel senso che nella seconda parte della mostra invece c'è proprio un insieme, una rassegna di fotografie nelle quali si può capire come l'italiano di per sé abbia la capacità di comunicare indipendentemente dall'utilizzo della voce e di farsi capire per questo. Secondo tassello, secondo tempo di questo progetto che vede le manifestazioni per il centenario di Maria Callas, il centenario della nascita, nel 2023, una mostra che ci accompagnerà fino a novembre. Una mostra che ci accompagna fino a novembre, che mantiene una grande originalità. Continuiamo nel progetto reinterpretando in chiave moderna la Callas e utilizzando questa icona mondiale per raccontare ai sirmionesi, a tutti coloro che visitano Sirmione, un mondo straordinario. Il mondo è il mondo della gestualità, delle mani, grazie a due grandissimi fotografi dell'agenzia Magnum Photos, Cristina De Midol e Richard Calvar. Raccontiamo come la gestualità di Maria Callas e la gestualità di tutti noi sia uno strumento di comunicazione straordinario che narra ciò che si nasconde tra le pieghe dell'animo. E la voce nelle mani? Eh sì, è quasi un ossimoro, però in realtà le mani, in forma talvolta anche quasi anarchica, sfuggono al controllo della razionalità, raccontano i sentimenti, raccontano i moti dell'animo, e quindi chi visita la mostra è come se partecipasse a dei dialoghi. La mostra è animata, ci sono delle voci ed è esattamente la voce delle mani narrata grazie a questi scatti straordinari. Ecco, ricordiamo che la mostra rimane aperta fino a novembre, quindi c'è tutto il tempo per andare a visitarla. Brevissima pausa e poi arriva il nostro TG Sport. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.
Riconoscimento Speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buona serata anche agli amici sportivi, parliamo di Brescia, parliamo di calcio ovviamente, parliamo della partita contro la Samp che ha visto la vittoria della Sampdoria per 1-0 al Rigamonti. Nel dopopartita le parole di Massimiliano Mangraviti. Beh, sicuramente è stata una bella partita, però c'è rammarico per non aver vinto, perché volevamo vincere sicuramente, loro si sa, una squadra di Serie A, però dovevamo sfruttare meglio certe occasioni e loro si è vista la loro qualità davanti e quando abbiamo sbagliato hanno fatto gol. Però abbiamo cercato di mettere in pratica tutto quello che ci ha chiesto Clotet, abbiamo lavorato tantissimo sull'intensità, su andare a prenderli uomo con uomo in avanti, anche se era Sampdoria, una squadra di Serie A senza paura, e sicuramente dobbiamo migliorare e ci abbiamo tempo. Ti è piaciuto giocare al terzino sinistro? Sì, sì, sicuramente. Pensi che possa essere un ruolo? Io preferisco il centrale, però se la squadra e il mister ha bisogno lì non c'è problema, anche la passata stagione ho fatto tante volte terzino, soprattutto nei minuti finali quando mi ricordo con Inzaghi c'era bisogno di difendere, non c'è problema, quando c'è da dare una mano sicuramente sono il primo. In difesa penso abbiamo fatto bene, anche perché ci conoscevamo già da tempo tutti e quattro. Sicuramente dobbiamo migliorarci certe cose perché i concetti di Clotet sono su alcune cose sono diversi rispetto agli allenatori passati. Riguardo alle gerarchie, vediamo cosa sta facendo. Ovviamente vorrei giocare sempre tutti titolari, però vediamo. Cerco di dare il massimo e di mettere in difficoltà l'allenatore. Sì, sicuramente il caldo oggi, tutti i giorni praticamente, anche a Torbole, è una cosa impressionante, però non è un alibi perché c'era per noi, c'era anche per la Sampdoria. Allenamenti, sinceramente non vedo la differenza, anzi Clotet massima intensità, durano tantissimo, non si risparmia niente, quindi meglio così. Uno in particolare non c'è, però ti dico, sono tutti bravissimi ragazzi che corrono tantissimo, hanno voglia di imparare, di mettersi in gioco, e questa è la cosa più importante. E Patrick invece? Di lui cosa mi Patrick dice? È un ottimo giovane, si deve allenare con noi, deve imparare tante cose, però ha ottimi numeri e sicuramente con noi migliorerà ancora di più. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate la diretta anche del nostro canale 181 delle Digitali Terrestre nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Tra poco, subito dopo questa edizione del giornale, l'intervista integrale ad Alessandro Mattinzoli, la prima intervista televisiva che ha rilasciato, l'ha rilasciata ai live, in cui appunto ha raccontato un po' la decisione di lasciare Forza Italia dopo 25 anni, lui era anche coordinatore provinciale del partito. Vi lascio a quella, noi ci ritroviamo domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.